Buongiorno a tutti, possiamo dare inizio a questo incontro con la stampa. Naturalmente ringraziamo tutti voi che avete voluto partecipare a questo appuntamento necessario per dare una informazione corretta, puntuale, in un momento particolarmente delicato della vita di questa amministrazione e della città. Noi cercheremo di essere più puntuali e veloci possibili nell'esposizione per garantire, insomma, i tempi giusti anche per poter dare un'informazione puntuale e negli orari più opportuni. Il sindaco di Pangrazia ha voluto convocare questa conferenza stampa per mantenere quel flusso comunicativo con la città di Avezzano che è stato sempre assicurato e che deve essere continuato e che bisogna continuare ad assicurare anche in questi giorni nel modo più puntuale. Io lascio a lui immediatamente la parola e poi andremo ai successivi interventi. Sindaco, scusami, volevo ringraziare naturalmente tutti gli amministratori presenti, non li cito uno ad uno perché sarebbe troppo lungo, faccio solamente un saluto per tutti al Presidente del Consiglio Ridolfi, e al Vice Sindaco Domenico Di Berardino e poi, insomma, per quanto riguarda gli altri arriveremo successivamente a dargli la parola. Prego, sì. Grazie, benvenuti a tutti. In questo momento volevo, perché lo sento nel cuore, io poi sono abituato a dire le cose che sento, e ringraziare veramente i tanti cittadini di Avezzano che non hanno mancato di farmi sentire la propria vicinanza. A tutti, e quindi voglio rivolgermi a tutti i cittadini di Avezzano, prometto di spendermi ancora di più per la nostra bella città. Sono abituato ad avere colpi bassi, a dover sopportare. Oggi viene paventata, forse ecco, la prossima settimana potrà arrivare la sospensione del prefetto applicando una norma amministrativa, poi lo spiegherà l'avvocato. Si sospende il sindaco per alcuni gravi reati, però qua stiamo parlando di un peculato d'uso di 3 viaggi di scarse 200 euro. Ci tengo a dire questo perché durante quel periodo, questa è una indagine iniziata a settembre 2012, probabilmente aveva vinto qualcuno diverso, qualcuno stava o era entrato a governare la città di Avezzano. E quindi sono questioni che risalgono al 2012. Mi venivano contestati 6 viaggi, 3 li hanno tolti, sono rimasti 3 viaggi. Fatevi conti. In quel periodo Gianni Di Pangrazio rinunciava, ed è certificato dagli uffici, sia il dirigente di ragioneria sia il dirigente del personale, rinunciava praticamente a 1.332 euro al mese, che era l'indennità del sindaco, con un risparmio complessivo di circa 62.000 euro in un anno e mezzo di indagini che ho sopportato. Per questo risparmio di 62.000 euro circa mi viene comminata una pena di 4 mesi per aver distratto circa 250 euro, 3 viaggi. Io agito sempre nella perfetta convinzione che se mi muovevo da Avezzano, e quelle poche volte che mi sono mosso con la macchina di rappresentanza, perché ci sono certificazioni degli uffici dove non ho mai richiesto rimborsi spese per l'uso della macchina propria, oltre 250 certificate e presentate, mai, dico mai, come non ho mai richiesto rimborsi spese per vitto alloggio, ci sono tutte le documentazioni, però sono abituato
a rispettare le sentenze perché è una mia cultura, anche se poi può questa sentenza commentarsi da sola. Quindi, fatta questa breve premessa, su che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando quindi di un sindaco che fa risparmiare un anno e mezzo di indennità, che non percepisce, però deve sopportare una pena di 4 mesi per aver utilizzato la macchina. Voi sapete tutti che ad Avezzano esiste un regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza, vistato dal Coreco, senza rilievi, 1998, tuttora vigente. Giudice penale di Avezzano, anno 2007, assolve Mario Spallone perché il fatto non sussiste, per aver utilizzato l'autovettura di viaggio, contestando il PM per oltre 50 viaggi, che un periodo di tempo di contestare, giustamente riconoscendo che il sindaco è H24 in servizio, che è a disposizione e che, essendo autorità di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene pubblica, sanitaria e quant'altro, deve essere sempre reperibile, sempre disponibile ad essere presente nella città e quindi al comune per assolvere le sue funzioni. Questa era la motivazione di quella sentenza penale. Questa è stata un'altra sentenza, però ripeto, la accettiamo perché siamo abituati ad accettarla. Naturalmente l'accusa prevedeva vari capi d'accusa, tutti chiaramente venuti meno, e si contestavano degli abusi, dei falsi, tutte cose che io non ho capito, come non capisco e non continuo a non capire l'anno che mi hanno comminato di sanzione penale per aver falsamente proposto una delibera sulla spending review, mai firmata, mai firmata, e la cui paternità è stata riconosciuta e certificata dall'assessore De Angelis e dall'assessore Bocci, perché effettivamente, ma ritenendo quella non falsa, veritiera, perché è stata istruita dagli uffici, io credo che quando gli uffici fanno le cose, le fanno come si deve. Presente il segretario generale, forse analizzandola dopo, piano, perché essendo anche un tecnico, un po' di difficoltà a interpretarla, a leggerla c'era, ma arrivare a dichiarare il falso è una cosa un po' più diversa. Era una delibera fatta, tra l'altro, che si poteva fare a meno, era sulla spending review. La spending review ha riguardato lo Stato, non riguardava gli enti locali, gli uffici e forse anche noi, allora, appena entrati, neofili. Parlo del 2012, di luglio 2012, questa è la sentenza, luglio 2012, 9 anni. Si poteva eccepire la prescrizione. Sulla spending review si facevano un po' i fiocchettini a questa delibera. Quei fiocchettini hanno poi costato una condanna che chiaramente sarà risolta in appello. L'avvocato Presutti poi spiegherà anche di che cosa si tratta e di cosa stiamo parlando. Ha detto bene prima Armando Floris. Io subisco un provvedimento amministrativo per il quale oggi tutti i sindaci d'Italia stanno manifestando. Oggi c'è la manifestazione praticamente dei sindaci, oltre 8.000 sindaci che a Roma manifestano contro la Severino, ma non in senso lato, manifestano contro una norma che non colpisce i parlamentari, non colpisce assolutamente i parlamentari,
colpisce i sindaci. E voi sapete quanto è difficile e quanto è facile per un sindaco commettere qualche errore. Capitato un po' a tanti sindaci in Italia. Questa stessa norma colpì De Magistris, colpì De Luca, colpì altri, non mi ricordo, che dovettero fermarsi 2-3 mesi. Quindi sgombriamo il campo a tutto. Sindaco di Pangrazio ecco, comuni, sindaci chiedono l'abrogazione della legge Severino. Abbiamo mandato un nostro consigliere a rappresentare questa. Dovrà restare forse qualche decina di giorni o qualche mese sospeso. L'amministrazione che ha visto il 60% dei voti, che da parecchio non si raggiungevano questi risultati, riconoscere una squadra, riconoscere un sindaco, oggi che li ho conosciuti ancora meglio, devo dire che Avezzano è fortunata. Avezzano è fortunata perché è formata da una squadra veramente di cui vado orgoglioso. Una squadra di 16 valorosi consiglieri che secondo le loro peculiarità, ognuno ha delle peculiarità specifiche, ma ognuno chiaramente riesce a portare il massimo delle proprie capacità e del proprio contributo. Sono persone oggi che posso dire e vantare questo risultato per Avezzano. Io sono entrato ad Avezzano, al comune di Avezzano, nel lontano dicembre 1983, un'epoca fa, e ne ho viste tante di amministrazioni. Ne ho viste tante di amministrazioni, ma devo riconoscere per onestà intellettuale che oggi Avezzano ha un gruppo di consiglieri veramente da fare invidia alle città metropolitane. Ha una squadra di consiglieri formata, come ho detto prima, da personaggi, da persone che hanno l'umiltà, la serietà, ma la voglia di fare tutto per la città di Avezzano. Io ricevo giornalmente i messaggini, la mattina appena mi alzo, tic, sindaco, c'è questo problema. È una serie di sentinelle che veramente abbiamo messo per tutta la città, che ci informano, ci dicono continuamente. Quindi questo consiglio, posso dirlo, è un consiglio che fa veramente onore a una città importante, quella della città di Avezzano. Quindi voglio lanciare questo messaggio rassicurante per la città. Il sindaco può rimanere pure senza incarico, senza firmare, cioè, sarà sicuramente presente a supportare tutto, anche sulla base della mia capacità tecnica, e risolvere i problemi se ce ne saranno, ma la città può stare sicuro perché loro già si sono impegnati a sopperire quello che non potrà fare un sindaco direttamente in funzione, e cioè si sono già impegnati tutti a fare di più di quello che avrebbero fatto o quello che facevano. Quindi gli ho detto: adesso dovete dimostrare per qualche mese che la vostra capacità deve essere ancora più generosa, ancora più diretta. E poi abbiamo una giunta importante, una giunta di cui vado fiero. Noi abbiamo inseguito tutto ciò che era necessario fare. Ricordo solo a qualcuno che può dimenticarlo: 3 giorni dopo la mia elezione abbiamo commissariato, unico comune in Italia che ha commissariato, la casa di riposo Don Orione, per bloccare il Covid, per fare in modo che non venisse di là
portata alla città quel virus, in quel momento che era pericoloso, e nominai proprio la direttrice sanitaria dell'ASL, anche col suo un po' commento negativo, ma che mi hai fatto, sindaco, perché? Perché ho bisogno che ci sia la ASL lì a bloccare il virus. Come abbiamo combattuto sempre, a testa alta, per la sanità marsicana e per farla difendendo in tutte le salse possibili. Abbiamo chiesto, e sfido chiunque a dire il contrario, un consiglio straordinario dove abbiamo detto che portavamo all'adunanza dei sindaci la decisione, all'adunanza dei sindaci questo sindaco ha dichiarato: io sono per il commissariamento, ma mi rimetto alla totalità dei sindaci, e decideranno i sindaci insieme, perché a me interessa l'unità della Marsica, interessa l'unità dei sindaci, e mi interessa sentirmi mandare i messaggi dai sindaci: siamo con te, ti aspettiamo, ma andiamo avanti con te, perché Avezzano è il capoluogo della Marsica e tutti i sindaci hanno bisogno di questo rapporto. E ringrazio, li voglio ringraziare tutti, come ringrazio tutte quelle persone che mi hanno telefonato, che ricoprono incarichi politici, e mi hanno detto e mi hanno mostrato la loro vicinanza e anche la loro contrarietà all'applicazione di una norma incivile. La definisco norma incivile, nemmeno di un paese del terzo mondo. Questa è una norma che non va applicata nemmeno nei paesi del terzo mondo. Ma questo ci dovevamo aspettare da una politica che ormai da oltre 15 anni balbetta, fa comizi dentro i salotti televisivi, ma non programma, non guarda, non esamina che cosa poi si va ad approvare. Perché quando poi si va a esaminare, a vedere che cosa si sta approvando una norma che va contro i cittadini. Perché se si fa una norma con la quale si prevede la sospensione del sindaco in primo grado, solo del sindaco, significa si sta facendo una norma contro i cittadini. Ma non mi voglio dilungare oltre, voglio solo rassicurare che ci sarà in questo periodo l'ottimo vice sindaco che svolgerà le funzioni da sindaco, perché voi sapete che il sindaco delega le funzioni, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In questo momento sono impedito a sottoscrivere atti, a mettere la fascia, a rappresentare l'ente, ma naturalmente mi sentirò onorato di rappresentare tutte le liste che si sono presentate alla campagna elettorale, le 8 fantastiche liste con i tantissimi cittadini e i tantissimi candidati che mi hanno dato poi l'onore di propormi come sindaco della città, che poi dopo gli stessi cittadini mi hanno fatto eleggere. Poi c'è una giunta che vale, importante, che all'inizio aveva qualche difficoltà perché qualcuno era nuovo, ma oggi sta spedito, e non a caso è stato il primo comune questo che ha saputo delegare un assessore al Covid. Questo assessore al Covid non lo troverete negli altri comuni, lo troverete al comune di Avezzano, proprio dedicato, e forse avremmo fatto migliaia e migliaia di tamponi proprio per prevenire, ma per me la sicurezza e la salute dei miei cittadini, dei nostri cittadini, è fondamentale. Ho dedicato la mia vita alla pubblica amministrazione e continuerò a dedicarla. Come diceva oggi qualche intervista su qualche giornale, oggi posso dedicarmi in questi mesi ancora di più ad ascoltare i cittadini e portare le loro istanze nella sede qui opportuna, che è la sede comunale. Sarò ancora più vicino alla giunta, sarò ancora più vicino al vice sindaco di Berardino,
sarò ancora più vicino al Presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri per dare i miei suggerimenti, il mio supporto, la mia esperienza e nella speranza, chiaramente, che una prima istanza che presenteremo da Pena il giorno dopo che arriverà e quando arriverà la sospensione del prefetto, perché anche su questo c'è confusione, se si deve aspettare il deposito, non deposito, eccetera, per ancorarci ad altri sindaci che hanno fatto ricorso al giudice e hanno dato ragione, quindi ha sospeso il provvedimento amministrativo dell'autorità amministrativa, altrimenti aspetteremo novembre per l'appello, dove ritengo che vengano lette le carte e superato questo assurda situazione che hanno voluto attribuire a questa città, sollevando, ecco, per questo periodo il sindaco dalla funzione. Mi fermo qua, con lo spirito e col corpo sono a Roma, a fianco a quei sindaci, a fianco al delegato di Avezzano, che insieme ai tanti sindaci chiedono tutela per la figura di un uomo, di un padre, di un lavoratore che, se si mette a disposizione della propria città, non può essere poi bersaglio di tutti e soprattutto non può essere lasciato solo, ma deve essere proprio dal legislatore supportato ed aiutato. Vi ringrazio ancora, vi rassicuro che tutto andrà come prima e meglio di prima. In questi mesi faremo di più e ricordatevi che mi vedrete in tutte le manifestazioni, come senza la fascia, perché la fascia da sindaco la porterà il vice sindaco, ma come uomo, persona che sta con questa amministrazione, sta a fianco ai consiglieri, sta a fianco alla Giunta. Grazie sindaco, questo lungo applauso sottolinea, credo, anche le emozioni che erano percepite e percepibili nel tuo discorso e che immagino siano arrivate anche attraverso gli organi di informazione a chi lo sta ascoltando. Io lascio subito la parola al Presidente del Consiglio Ridolfi. Prego Presidente. Grazie, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti i presenti. Io intervengo in veste di consigliere comunale, innanzitutto ringraziando il sindaco per le bellissime parole che ha dedicato alla sua amministrazione e al consiglio, alle figure che lo caratterizzano. E per rinnovare a nome di tutti i consiglieri di maggioranza la vicinanza e la fiducia che tutti noi riponiamo nella sua persona. Come affermato dallo stesso sindaco, le sentenze vanno rispettate, ma non per questo le sentenze vanno condivise. Se così non fosse, la professione di avvocato che io stesso esercito, i tre gradi di giudizio previsti dall'ordinamento e la stessa presunzione di innocenza sancita in Costituzione all'articolo 27, secondo comma, che prevede appunto la presunzione di innocenza sino alla definitività della sentenza di condanna, non avrebbero senso. Questo semplicemente per dire che da un punto di vista formale nulla cambia, ci troviamo soltanto di fronte al primo passaggio giudiziario, ve ne saranno altri, come ha detto il sindaco, uno immediato, come meglio poi illustrerà il mio collega, il consigliere Presutti,
e altri ne verranno dopo, quindi da un punto di vista formale diciamo ci troviamo in questa fase, ma da un punto di vista sostanziale nulla è cambiato. La stima, la fiducia nei confronti del sindaco non è cambiata, non cambia. Circa un anno fa 192 cittadini di Avezzano hanno deciso di candidarsi con Giovanni Di Pangrazio, riportando quasi 11.000 preferenze, ed il sindaco al ballottaggio ha trionfato riportando il 60% dei voti. Tutti i candidati e la città erano a conoscenza dell'esistenza di questo procedimento. Ciò nonostante ci siamo candidati con lui e la città ha deciso di eleggerlo con un consenso rilevante. Quindi questo è il dato fondamentale, secondo il mio punto di vista. Quella fiducia oggi non viene meno, anzi, dopo questi primi 10 mesi e dopo aver visto all'opera il sindaco, la sua giunta, questa fiducia è cresciuta. Nel corso di questi 10 mesi sono state affrontate tante problematiche, al di là del Covid che ci ha visto chiaramente impegnati moltissimo, sono stati toccati tutti i settori, nessuno escluso. E sono stati riportati dei risultati rilevanti, questo è innegabile. La macchina non si fermerà in nessun modo. Il sindaco resterà la guida politica di questa maggioranza, anche in questo periodo di sospensione, che ci auguriamo sia il più breve possibile, sindaco. Sento parlare in città di una nuova situazione di stallo amministrativo. Io credo che non ci sia niente di più lontano dalla realtà, sia da un punto di vista puramente amministrativo, quindi di ciò che governa il processo amministrativo di un ente come il Comune, sia da un punto di vista reale. Voglio tranquillizzare pertanto tutti i cittadini di Avezzano. Proprio in questi giorni, lo avete letto, l'avete scritto sugli organi di stampa, noi abbiamo potuto leggerlo, è stato concordato con il prefetto, la dottoressa Cinzia Torraco, un piano di ordine e sicurezza per il centro città, che va nella direzione che ha caratterizzato sin dall'inizio questa amministrazione, di garantire tranquillità e vivibilità urbana alla città. A breve pubblicheremo il cartellone estivo che, diciamo, renderà le serate della città, le giornate della città e dei cittadini sicuramente ancora più piacevoli, anche come dire, a seguito del periodo che abbiamo vissuto. Prossimamente in Consiglio Comunale porremo fine ad un'annosa vicenda, quella del contratto di quartiere, e libereremo delle risorse che ci consentiranno di ultimare la struttura, di riniziare le attività di completamento per restituire la struttura alla città. Quindi tutte le azioni sono ancora in campo e sono in campo e le porteremo a termine in questa fase. È evidente che la linea politica dettata dal sindaco e codificata nel programma di mandato ci guiderà nei prossimi mesi ed il sindaco ne sarà il promotore. La giunta, quale organo esecutivo, darà veste amministrativa a questo indirizzo politico e il consiglio comunale, quale organo di rappresentanza della città, vigilerà affinché questo indirizzo politico trovi aderenza nei provvedimenti che verranno adottati. È ovvio che saremo chiamati tutti quanti ad uno sforzo ulteriore e dovremo dare tutti il massimo contributo, e anche la minoranza mi auguro che voglia collaborare lealmente come è stato fino adesso, perché la città deve e può assolutamente raggiungere i migliori obiettivi prefissati. Rinnovo quindi al sindaco, a nome dei consiglieri di maggioranza, la nostra vicinanza e la fiducia incondizionata nei suoi confronti, augurandogli di tornare ad esercitare il suo ruolo al più presto, quello per il quale è stato scelto ed è stato votato dalla città e che gli spetta di diritto. Auguri, sindaco.
grazie anche al Presidente del Consiglio. Adesso per alcuni passaggi più tecnici ed alcune implicazioni che richiedono anche una capacità di approfondimento da un punto di vista giuridico, è opportuno l'intervento del consigliere Presutti, a cui lascio immediatamente la parola. Prego, consigliere. Sì, buongiorno a tutti e benvenuti. Prima dei dettagli, che poi dettagli non sono perché sono aspetti importanti, quelli di carattere giuridico, mi prendo la licenza di 30 secondi per parlare di una questione che non è quella giuridica ma è quella umana. E riprendo soltanto un passaggio fondamentale che ha fatto il Presidente del Consiglio, e cioè 192 persone che solo qualche mese fa si sono candidate a sostegno del candidato sindaco Gianni Di Pangrazio. Ecco, questa mattina mi sono posto una questione, ma già ieri, dice: questa sentenza cambia qualcosa nel modo in cui io percepisco Gianni Di Pangrazio e cambia qualcosa nel modo in cui gli altri 192 candidati e i cittadini di Avezzano lo percepiscono? Io penso di no, ma parlo per me e dico qual è la mia sensazione, la mia esperienza. Naturalmente io sapevo, come ha detto il Presidente del Consiglio, come lo sapevamo tutti, che c'era questo procedimento penale. Io sono il Presidente della Camera Penale di Avezzano, quindi rappresento i penalisti marsicani. Quindi quando mi candido lo faccio anche, diciamo, esaminando che cosa vado a fare. Non lo posso fare a cuor leggero, anche perché ho una, come posso dire, ho anche una rappresentanza che va al di là della semplice questione politica. E allora io mi sono informato, ho letto un po' gli atti, ho visto di che cosa parlavamo. Naturalmente io non mi posso né voglio sostituirmi al compito della magistratura, che tra l'altro è un compito molto ingrato. Io, ingrato, difficile, faticoso, io non mi si sentirei bene a giudicare una persona, quindi sono contento di stare dall'altra parte a tutelare i diritti e non a giudicare, perché è un compito veramente complicato. Ma lette quelle carte, sono andato molto al sodo e ho visto che era incontestabile, d'altronde non è stato contestato nemmeno in sede di udienza dalla sentenza, che il sindaco Gianni Di Pangrazio ha rinunciato a circa 60.000 euro di emolumenti che aveva diritto di percepire. E a fronte di questo gli si contestavano 6 viaggi che avevano comportato una spesa probabilmente intorno ai 500 euro, esagerando, e ne sono poi rimasti 3 che hanno un valore forse di 200-250 euro, non so stimarlo con precisione. Il punto però non è quello economico, perché chi commette un reato lo commette sia per un euro che per un milione di euro. Il punto qui è un altro, è il giudizio di carattere morale e di carattere etico sulle persone. Ma c'è qualcuno che può pensare che un sindaco, ma qualunque altro essere umano, rinuncia a 60.000 euro per frodare 250 euro? Non lo pensavo prima, certamente non lo penso adesso e certamente nessuna persona di buon senso lo può pensare. C'è una questione di interpretazione del regolamento? Ci sarà una questione di interpretazione del regolamento che i successivi gradi di giudizio, sono sicuro, dipaneranno e chiariranno. Ma da un punto di vista etico, morale e politico, questa sentenza, per quanto mi riguarda, non cambia nulla. La stima, il rispetto e la considerazione per Gianni Di Pangrazio restano assolutamente, da parte mia, ma penso di tutti i consiglieri, assolutamente immutati. Fatta questa piccola digressione, passiamo agli aspetti invece più prettamente giuridici, che sono quelli per i quali è stato richiesto il mio intervento. Allora, intanto voglio precisare un aspetto fondamentale, che è quello sul quale forse si è ingenerata, ma è normale, un po' di confusione in questi 2 giorni. Quando arriverà il decreto del prefetto, arriverà appunto un decreto di un'autorità amministrativa, non penale, ad applicare semplicemente quanto è previsto nella legge Severino. Siamo quindi dinanzi ad una questione che da un punto di vista giuridico è completamente diversa rispetto a quella che si sono trovati ad affrontare altre persone, e cioè di provvedimenti cautelari emessi dal giudice che riteneva di preservare esigenze di inquinamento delle prove, o meglio evitare l'inquinamento delle prove, o esigenze di reiterazione del reato. Qui parliamo di una cosa completamente diversa.
Il fondamento sostanziale della legge Severino, che prevede appunto questa norma obbrobriosa, a mio parere, della sospensione dopo la sentenza di primo grado, è volto a tutelare interessi che nulla hanno a che vedere, diciamo così, con la correttezza dell'azione amministrativa, ma semplicemente, così dicevano anche i lavori preparatori della legge, a salvaguardare il buon nome e l'immagine dell'ente. Ripeto, già secondo me questa questione, che l'immagine dell'ente sarebbe resa da una sentenza di primo grado, secondo me non sta né in cielo né in terra, ma insomma questo è. Però dico questo per dire che appunto qui parliamo di un provvedimento amministrativo che ha tutta quante altre basi ed altri fondamenti. Questo che cosa comporta e che cosa significa poi questo provvedimento? Significa, come ha ben detto il sindaco, che naturalmente se e quando arriverà questo provvedimento di sospensione, lui non potrà più svolgere le funzioni di sindaco, quindi non potrà più firmare gli atti che gli competono come rappresentante dell'ente, non potrà partecipare alle giunte in qualità di sindaco, naturalmente, così come ai consigli comunali nella veste di sindaco. Ma da un punto di vista di funzionamento dell'ente, funzionerà tutto esattamente come ha funzionato fino ad oggi, con l'unica differenza, che politicamente è importante ma giuridicamente non lo è, che tutte le funzioni del sindaco saranno esercitate dal vice sindaco, che è tra l'altro persona di straordinaria esperienza e correttezza e nei confronti della quale tutti abbiamo l'assoluta stima e considerazione, in primis il sindaco. Ecco, quindi da un punto di vista di funzionamento della macchina amministrativa non cambia nulla, non siamo di fronte ad un commissariamento, non siamo di fronte, tanto è vero che appunto a differenza di quello che è avvenuto in altre situazioni non vi è la nomina di un commissario, quindi politicamente la maggioranza che ha stravinto le elezioni ad Avezzano continuerà a governare la città e cercheremo di farlo tutti quanti mettendoci un po' più di impegno, un impegno ulteriore rispetto a quello che abbiamo profuso fino ad oggi, proprio per supplire, se ci riusciremo, ma insomma cercheremo di farcela, all'assenza del sindaco. Questo è il primo punto fondamentale, quindi da un punto di vista giuridico ed amministrativo nulla cambia, da un punto di vista politico la questione naturalmente è diversa ma fino a un certo punto, perché naturalmente il sindaco rimane il nostro assoluto punto di riferimento. Il programma di mandato, che è quello che noi abbiamo sottoscritto quando ci siamo candidati e che è stato poi approvato dal Consiglio Comunale, quello è e quello rimane. Che cosa succede oggi, o meglio che cosa succederà nel momento in cui dovesse arrivare il decreto di sospensione da parte del prefetto? Intanto una piccola considerazione, la condanna di primo grado, che insomma non è precisissima su questo punto, ma insomma poi lo saranno le motivazioni che non sono state ancora depositate, il giudice si è riservato, il collegio dell'Aquila si è riservato il termine di 90 giorni per farlo, ma insomma immaginiamo, ipotizziamo, e non credo che ci sbagliamo, il fatto che per il reato per il quale è prevista l'applicazione della legge Severino, cioè quello di peculato d'uso, che è per inciso il meno grave, il più lieve di tutti quanti i reati contro la pubblica amministrazione, ecco, per quel reato, perché 4 mesi il Tribunale dell'Aquila naturalmente ha dichiarato la pena sospesa e la non menzione del certificato del casellario giudiziario, quindi parliamo di uno strascico penale che non esiste. Ma detto questo, che cosa succede oggi? Cioè che cosa noi faremo per cercare di far reintegrare il prima possibile Gianni Di Pangrazio nella legittima guida della città? Come il sindaco ha accennato, intanto devo dire che esistono delle manifestazioni che sono in corso ormai da mesi e delle iniziative politiche che sono in corso ormai da mesi da parte di tutti i sindaci italiani, proprio per l'abrogazione della legge Severino, perché la legge Severino comporta delle conseguenze spaventose nei confronti di qualunque amministratore pubblico ed in particolar modo dei sindaci e per qualunque tipo di atto. Oggi essere denunciati per un abuso d'ufficio è la cosa più semplice di questo mondo e subire un procedimento per un abuso d'ufficio che poi il più delle volte si rivela del tutto insussistente è una cosa semplicissima, ma soprattutto si tratta di reati, compreso quello del peculato d'uso, che si basano sulla interpretazione di norme nelle quali si può anche sbagliare naturalmente, ma che da quell'errore in un'interpretazione di una norma derivi la sospensione
delle funzioni e soprattutto quello che è la conseguenza di quella sospensione, cioè che non si tenga conto della volontà dei cittadini che hanno espresso eleggendo le persone, è una cosa terribile. Quindi, ripeto, cioè esiste questa manifestazione. Lega e Radicali hanno anche promosso una raccolta di firme per 6 referendum sulla giustizia e uno di questi riguarda proprio l'abrogazione della legge Severino. Quindi parliamo di cose che ovviamente non sono iniziate con Gianni Di Pangrazio e non finiranno forse con Gianni Di Pangrazio, ma si tratta di ingiustizie che vengono da lontano. Questa è una norma che ha avuto origine in un'epoca nella quale il giustizialismo era assolutamente imperante ed è una norma che, seppur è stata fatta, porta il nome della professoressa Severino, che è un illustre giurista, su molti aspetti non ha affatto realizzato un bilanciamento serio e razionale di interessi tra quello pubblico e quello della tutela dei cittadini che esprimono il loro voto. Ma dicevo, al netto di queste iniziative che naturalmente avranno il loro corso e probabilmente si concluderanno nel prossimo anno, perché se verranno raccolte le firme per il referendum, come è molto probabile, l'anno prossimo potremmo anche essere chiamati per votarle, ma insomma, per tornare al nostro caso specifico, noi sicuramente metteremo in campo due tipi di iniziative. La prima è quella che è stata messa in campo alcuni mesi fa dal sindaco di Catania e precedentemente era stata messa in campo anche da altri sindaci, anche dal sindaco di De Magistris, sia pure con una forma diversa, e cioè di chiedere che il giudice civile disapplichi, perché riconosca l'illegittimità, disapplichi il provvedimento del prefetto, se e quando arriverà, che sospenderà il sindaco, contestando il fatto che, tra l'altro, in questo nella situazione che ci occupa è proprio plasticamente individuabile, cioè la norma che prevede la sospensione dei sindaci condannati anche soltanto in primo grado non consente al prefetto, almeno secondo un'interpretazione, di graduare la sospensione a seconda della gravità del fatto. Dice semplicemente non superiore a 18 mesi. Secondo noi va interpretata nel senso che il prefetto deve avere la possibilità di graduarla tenendo conto del reato. Qui parliamo di una condanna a 4 mesi. A 4 mesi sospesa, non menzione, si applicherebbe una sospensione di 18 mesi, un'assurdità. Ma insomma, in ogni caso, se il prefetto ritenesse diversamente, chiederemo appunto al giudice civile di sollevare questione di legittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui appunto non consente di graduare la sospensione in base alla gravità del fatto di reato. Come dicevo, alcuni mesi fa questa questione è già stata sollevata davanti al Tribunale di Catania, che l'ha ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata e per questo ha immediatamente reintegrato nelle proprie funzioni il sindaco di Catania e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, che probabilmente potrebbe decidere nel corso dei prossimi mesi, entro la fine dell'anno o al massimo entro l'inizio del prossimo. Quindi noi sicuramente metteremo in campo questa iniziativa per far sì che questa questione sollevata dal sindaco di Catania naturalmente riguarda esattamente anche il nostro sindaco e quindi sia giudicata contestualmente dalla Corte Costituzionale. Il secondo strumento che metteremo in campo naturalmente sarà l'appello contro questa sentenza, che noi riteniamo assolutamente ingiusta per vari profili. Questo è un caso particolare, un caso nel quale un sindaco si trova ad avere sotto la propria autovetura un GPS che viene tra l'altro messo da un poliziotto senza nemmeno chiedere una richiesta di autorizzazione al pubblico ministero, al GIP, niente, per 8 mesi, e quella montagna partorisce un topolino e in più viene fatto un processo tra l'altro all'Aquila mentre i fatti si svolgono ad Avezzano, la delibera della quale si sostiene la falsità è stata firmata ad Avezzano, quindi cose molto strane, ecco, molto molto strane. Ma in ogni caso il sindaco farà appello naturalmente contro questa sentenza e su questo siamo assolutamente fiduciosi sul fatto che l'appello verrà fissato velocemente e la Corte d'Appello possa naturalmente assolvere completamente il sindaco Di Pangrazio dalle accuse che gli vengono mosse e quindi spazzare via una volta per tutte questa vicenda e consentirgli di ritornare nella pienezza dei suoi poteri a governare la città così come i cittadini hanno voluto. Io ho terminato.
Grazie consigliere, credo che questo intervento sia stato utile anche ad individuare con maggiore chiarezza tutta una serie di passaggi a beneficio degli organi di informazione. Lascio la parola al vice sindaco Domenico Di Berardino, prego. Chiedo di parlare vicino al microfono perché prima mi facevano segno che non tutti riuscivano a sentire la voce. Grazie. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, colleghi assessori, signori consiglieri presenti, un saluto forte e sentito e un ringraziamento particolare ai rappresentanti degli organi di informazione per la loro sensibilità che oggi stanno rappresentando. Io mi vorrei esprimere in due punti fondamentali. Il primo, quello doveroso per rassicurare la città di Avezzano, perché non è successo nulla di irreversibile. Questo è un aspetto importante da dire, assolutamente l'amministrazione è ferma, decisa, è presente e sarà presente anche nei prossimi mesi. Volevo sottolineare un aspetto fondamentale, c'è un solo sindaco eletto ed è Giovanni Di Pangrazio, e questo ne siamo convinti tutti in questo momento. Certo, è chiaro che potrebbe arrivare a esserci la sospensione e per questo sarò insieme ai colleghi della Giunta, ai consiglieri che ho citato, saremo chiamati a sostenere e a svolgere questa funzione importante, temporaneamente, ecco lo sottolineo, temporaneamente, anche e soprattutto continuando a fare il nostro lavoro che consentirà soprattutto di portare avanti il programma di mandato del sindaco Di Pangrazio secondo le linee già stabilite dal Consiglio Comunale e che continuerà ad operare sulla stessa direttiva. Ecco, questo è fondamentale dirlo, il nostro impegno sarà questo e deciso. La stima, il rispetto nei confronti del sindaco Di Pangrazio è e rimane immutato in ogni momento. La sua capacità, la sua tenacia, la sua perseveranza politica e amministrativa, assieme alla sua preparazione professionale, è ben nota a tutti. Lo conosciamo ormai da anni, da oltre 40 anni di espressione pubblica e di questo noi ne siamo fieri ed orgogliosi. Siamo tutti e saremo comunque sempre fiduciosi nella giustizia, così come siamo convinti che riuscirà a dimostrare nelle sedi opportune l'estraneità completa dei fatti. Di questo ne siamo sicuri tutti. Sindaco, una cosa è sicura, la tua squadra che ti ha voluto fermamente sin dal primo momento del lavoro elettorale che ti ha chiesto di impegnarti nuovamente su un'attività amministrativa è fermamente convinta e a lavorare con lo stesso impegno, con la stessa dedizione e con lo stesso amore per la nostra città. Questo che sia chiaro, non c'è alcun dubbio, noi siamo pronti a portare avanti il programma di mandato espresso e approvato da questo Consiglio Comunale. Anche perché bisogna ribadire e sottolineare un aspetto importante, non mancherà il tuo sostegno quotidiano, anche e soprattutto come una preziosa guida politica in qualità di capo politico di questa amministrazione. Quindi di questo ne siamo fermamente convinti. Noi faremo di tutto per portare a termine, portare avanti e quindi chiudere tutte le problematiche che oggi purtroppo sta attanagliando la nostra città e di questo noi saremo fermamente convinti e lo faremo al tuo fianco costantemente e di questo noi ti ringraziamo. Io vorrei chiudere qui perché rischierei magari di
di ripetere ciò che è stato detto poc'anzi. Ringrazio fermamente il consigliere Presutti per l'esposizione che ha fatto riguardo l'aspetto giuridico, che era importante sottolinearlo per dare una chiarezza forte e decisa alla città, far capire effettivamente oggi di che cosa si tratta. Era importante farlo. Ringrazio il Presidente del Consiglio che a nome di tutto il Consiglio Comunale ha saputo rappresentare oggi lo stato d'animo di questo Consiglio Comunale, di questa Giunta, che è sempre pronta e forte e presente per risolvere i problemi che si presenteranno in futuro. Grazie Sindaco. Grazie Vice Sindaco, le ho chiesto di parlare vicino al microfono, ma la voce forte si sarebbe sentita tranquillamente anche senza, quindi era un intervento particolarmente deciso ed è giusto che sia così. Allora, se ci sono domande da parte dei giornalisti vi chiederei cortesemente di esplicitare quando prendete la parola anche il nome della testata e di organizzarci nei termini di una domanda per testata, almeno inizialmente. Se... Prego. Buongiorno, Angelo Venti, site.it. Saluto tutti, intanto faccio i migliori auguri pure a Di Berardino per il ruolo che dovrà svolgere, speriamo per il meno tempo possibile, penso se la spiega anche lui. Allora, concordo con quasi tutto quello che ha detto, la ricostruzione che ha fatto Presutti, anche sui giudizi sulla Severino e sull'andamento del processo. Io qua ho il dispositivo della sentenza e vorrei fare una domanda di natura politica al sindaco di Pancrazio. Allora, la sentenza assolve per buona parte dei reati e condanna per degli episodi che anche a mio giudizio sono marginali. E dichiara la prescrizione per un altro reato, il capo M, per intervenuta prescrizione praticamente non è stato discusso. Il capo M era relativo a delle contestazioni che faceva la procura relativamente a delle ipotesi di reato consumate da Di Pancrazio in qualità di dirigente della provincia. Secondo i magistrati, le accuse dei magistrati, non si sarebbe astenuto dal convalidare praticamente una delibera del 2011 in cui veniva aumentato di 18.000 euro l'anno lo stipendio di un dirigente, una nuova carica che si sarebbe istituita il giorno successivo e che poi è stata ricoperta dallo stesso Di Pancrazio. Ora, io non entro nel merito delle scelte degli avvocati di natura penale che avranno avuto le loro ragioni, però faccio una domanda di natura politica a Di Pancrazio. Intanto, se si ritiene innocente anche da quella contestazione fatta dai PM, e se politicamente non era il caso di rinunciare alla prescrizione per avere la soluzione anche su quella. Intanto le faccio i migliori auguri per l'appello. Grazie, è una domanda che mi piace sì. Perché a te farà sicuramente piacere l'accusa che veniva fatta. Prendeva i passi questa l'accusa dal fatto che nel 2010 il sottoscritto aveva supportato una diversa compagine politica, veniva rimosso da direttore generale, veniva rimosso da vice segretario generale, veniva rimosso da tante funzioni. Dopodiché l'accusa dice, senti, mi prendi perché è importante questo, l'accusa aveva basato il fatto che il dominus in un'amministrazione governata
da un direttore generale che veniva da un comune a noi vicino, da un segretario generale che veniva da un comune qua vicino, da un presidente che veniva da un comune qua vicino, da un potentissimo onorevole che veniva da un comune qua vicino, l'accusa dice di Pangrazio assoggettava l'amministrazione alle sue idee. Noi abbiamo dimostrato in tutti i modi possibili, la delibera era legittima, l'ha detto il segretario generale, l'ha detto il direttore generale del Lupi, lo dicono i fatti, è una delibera generale ed astratta dove non si fa il mio nome, non si scrive, ci sta scritto di Pangrazio Pia questo, mi si accusa che io sapevo o avevo messo sotto la pressa il presidente della provincia perché sapevo che mi doveva nominare a me in quel posto, oltre ad aver spiegato che quello era il posto meno pagato, era il posto più sacrificato, perché altri due direttori di dipartimento prendevano uno 12, non era 18, era 8, poi là ha pure giocato, ci ha giocato, era 8, 12, e un altro prendeva 20, quindi io prendevo meno di tutti, dice praticamente che io mi sarei dovuto astenere. Ho detto, se io mi fossi astenuto in quel momento, l'allora presidente mi avrebbe aperto un procedimento disciplinare e mi avrebbe denunciato per abuso, visto che erano i rapporti pessimi. Allora erano rapporti pessimi, ma non perché io avessi nei suoi confronti, perché l'allora presidente mi revocò dagli incarichi a mezzo fax, e nella pubblica amministrazione non si fa. Io, se devo dirti una cosa, ti chiamo e ti dico: non hai la mia fiducia, non ti ritengo capace, ti devo sollevare dall'incarico. A me mi arrivò un fax dopo che per 2 mesi consecutivi chiedevo un colloquio col presidente. Mi sarei aspettato la soluzione, perché l'abbiamo chiesta, ma in questo casino, questa è la delibera di 21 febbraio 2011, dove tutti, ripeto, tutti riconoscono la legittimità. Ho capito quello che mi hai detto, ma non era da parte mia. Capite che il giudice non ne ha voluto parlare. Non ha voluto parlare, tant'è vero che quando il mio avvocato gli stava spiegando, il giudice ha detto: è prescritta, su, andiamo avanti. Ecco perché non ne hanno parlato. No, io ho fatto un'altra domanda. Dopo 12 io. Ore di seduta di consiglio. Io ho fatto un'altra domanda. Io sono, come dire, dalla ricostruzione che ha fatto, per me va bene, io non discuto questo, io però ho chiesto proprio per questi motivi perché non si è rinunciato alla prescrizione per avere una soluzione. Io sono sempre pronto a chiederla, anche subito, su questo non ho nessun tipo di motivo, ti dico. Beh, penso sono scaduti i termini. Che è legittima ed era legittima. Molte volte arrivi in queste cose stanco e anche molto, molto, molto stressato. E non ne puoi più quando ti si accusa di una delibera generale d'astratta per un parere tecnico e non di legittimità, dicendo che la delibera poteva essere illegittima. Lasciamo perdere, perché quella è un'altra vicenda che non ne voglio nemmeno parlare. Grazie. Perfetto. Altre domande? Vedevo c'erano altri che avevano chiesto. Prego, Veri. Sempre vicino al microfono, cortesemente. Sì, Pino Veri, Messaggero. È stata simpatica questa spiegazione dell'avvocato Presutti, Gianluca, che ha precisato molto bene dal punto di vista giuridico i dubbi che c'erano. Ma voi non avete notato una sottolineatura di carattere politico, che è la seguente: in quei tempi c'era una certa qual forma di giustizialismo che è attribuibile ad una forza politica precisa. Qua il collega dice: facciamo una domanda politica. Io ho qualche problema a fare una domanda politica, perché insomma la rappresentanza politica e di politico è emerso pochissimo qua in questa, se non questa osservazione di Gianluca, che dice c'era quella forma di giustizialismo politico che è
riferibile ad una forza che ha fatto, non lo volevo dire, ma è uscito, ha fatto qualche danno in Italia. La controdeduzione che emerge dall'intervento di Gianluca è che dunque questo Consiglio è favorevole, ad esempio, al referendum che sta portando avanti la Lega. Allora questa maggioranza di Gianni Di Pangrazio, per un sillogismo, è vicino alla Lega, oppure insomma dal punto di vista politico, che è questa amministrazione comunale? Allora no, dico solo io, questa è un'amministrazione comunale, Pino, che rappresenta un po' tutte le sensazioni, le sensibilità della città. Non è schierata politicamente, lo sai bene, è però sensibile a quelle problematiche che sono e vanno negli interessi dei cittadini. Uno degli interessi dei cittadini forte è quello di evitare che si fanno danni proprio a loro, e quindi voteremo tutti compatti, è chiaro, il referendum contro la Severino. Su questo chiaramente ci sono 8.000 dispari sindaci oggi a Roma proprio a manifestare per questa obbrobrio. Poi ti faccio una battuta, la Severino io è la seconda volta che la scondo, perché come dirigente e come direttore della provincia, io il 1 gennaio 2016 fui messo fuori incarico proprio grazie alla Severino, perché facevo il sindaco in quel caso, e quindi c'era la Severino che diceva o fai il sindaco o fai il direttore, e sono rimasto, come sai bene, senza stipendio per un anno e mezzo, quindi con lo stipendio da sindaco. Quindi sta Severino un po' mi insegue e mi perseguita. Altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, noi... Se ci sono altre domande, volevo dire una cosa importante, oltre a ringraziare tutti, e veramente mi commuove. Ci sono stati dei momenti in cui ho avuto la voce rauca, non questa volta, ma in questa vicenda, in tutte le sue fasi, perché vi assicuro, 9 anni, 8 anni di sofferenza, di continue voglie di dimostrare che io non avevo fatto niente di male. C'è la dottoressa Ottavi che è venuta a testimoniare, lei lo sa benissimo, ha detto guarda, c'è un regolamento, il regolamento prevede che il dottor Di Pangrazio si può recare con la macchina, lo ha messo per iscritto, lo ha messo per iscritto l'ufficio legale, hanno detto pure guarda che ad Avezzano c'è stata una sentenza che già è stata assolutoria per casi molto più numerosi eccetera, ma perché si è ritenuto questo. Quindi ho avuto la voce rauca parecchie volte, parecchia sofferenza, veramente, perché sono 9 anni, non lo auguro a nessuno. Ecco perché molte volte dici, sa, vuoi, seguita ancora. Se capiti in questi ingranaggi, veramente stancherebbe anche un elefante, perché è duro. Ecco perché secondo me la giustizia va riformata e chiedere subito. Io al tempo, mi ricordo nel 2015, c'era Peppe Grieco, presidente del collegio, ho fatto l'impossibile, il possibile perché ritenevo che il presidente Grieco del collegio mi conoscesse, sarebbe meglio di chi non mi conosce la mia serietà nei comportamenti, eccetera. Non fu possibile, perché rinvii, hanno rinviato tutto e di più. Chiaramente a ottobre sono stato rieletto sindaco e le udienze ne sono state fatte almeno una decina, perché poi dopo bisognava riaccelerare, perché c'è questa competizione che secondo me è assurda tra la politica, la magistratura, dovrebbero andare di pari passo insieme, anche per trovare soluzioni per migliorare la nostra agenda, il nostro livello organizzativo e funzionale dello Stato, che non funziona, perché lo dobbiamo dichiarare tutto, non funziona. Si cerca troppo di fare spot e poco di fare concretezza e programmazione per i prossimi 10 anni. Questa era la politica che mi ricordo io e che valeva. Ma ripeto, ieri abbiamo, solo per stemperare, abbiamo voluto mettere il mega schermo e l'Italia ha vinto. Quindi mi rivolgo a tutti i giovani, ragazzi, domenica ci sarà di nuovo il mega schermo e tutti a tifare l'Italia. Tutti per la nazionale italiana. Grazie.